nel momento in cui erano 11 gli istituti da accorpare, viene chiesto con un meccanismo di solidarietà alla provincia di Pescara, alla provincia di Teramo, che pure erano, diciamo, in buono stato per quanto riguarda i numeri, di partecipare a questi accorpamenti per non sguarnire ulteriormente le province di Chieti e dell'Aquila. Quando gli accorpamenti vengono scesi da 11 a 7 con il mille proroghe, però Pescara rimane all'interno di questa situazione. Vengono accorpati due istituti, mentre Teramo, che paradossalmente aveva proposto un accorpamento, ha zero accorpamenti, quindi una situazione del tutto vantaggiosa per Teramo e tutta ai danni di Pescara, nonostante i numeri siano ridotti. Ma poi ci chiediamo come siano stati individuati questi due accorpamenti. Uno riguarda Penne, per esempio, cioè una scuola che ha dei plessi a Farindola e a Villa Celiera, quindi dei plessi montani, che al pari quindi di Pescasseroni non avrebbe meritato alcun accorpamento, invece viene accorpata, tra l'altro con la contrarietà, si dice, del comune di Penne, che quindi immagino vorrà impugnare questa delibera. E poi c'è l'accorpamento dei due istituti di Pescara, il primo e il 7, con questa nota che il 27 di dicembre il presidente De Martinis fa partire e in cui chiede che si accorpino questi due istituti. Senza aver sentito il comune di Pescara? Con l'assenso del comune di Pescara? Fatto sta che questa proposta non era mai stata portata ai tavoli, il comune di Pescara non ha mai deliberato e secondo noi questi aspetti rendono impugnabile il dimensionamento scolastico. C'è da dire che a fronte di un tanto parlare che si fa delle aree interne, dei comuni montani, eccetera, i consiglieri regionali della provincia di Pescara, da quelli di Penne a quelli del pescarese, nulla hanno detto rispetto a queste scelte che lasciano Pescara fortemente traumatizzata rispetto alle altre province.